Daversa, una lunga carriera, un altro splendido traguardo, un traguardo che entra nella storia, non solo tua personale, ma di una intera città, quello della Serie B. Sì, come dici giustamente te, un traguardo storico per una città come Lanciano, è un risultato importante anche per i miei 36 anni, vado per i 37, quindi pur avendo magari molte presenze in Serie B, questo mi riempie di orgoglio, questa vittoria del campionato a Lanciano, perché per me è stata una scelta di vita, quindi motivo di grande soddisfazione. Al di là dei playoff, qual è stato il momento della stagione dove avete capito che si poteva scrivere una pagina così storica? Ma io ho avuto un infortunio di 3 mesi, però nonostante questo seguivo la squadra sia in casa che in trasferta, e magari dal campo non ci se ne rende conto, ma da fuori si vedeva benissimo che eravamo superiori a tutti, perché comunque pur essendo una squadra stata allestita per la salvezza, piena di giovani, ma sicuramente questo è un giovane di prospettiva, quindi ogni qualvolta si faceva una partita mi ero reso conto appunto delle nostre potenzialità. Per fortuna l'abbiamo capito e abbiamo messo in pratica quello che sapevamo fare. Il rammarico mio appunto è quello che cercavo di far capire alla squadra, che secondo me il rammarico nostro appunto è quello di non aver vinto direttamente il campionato, perché sul campo non siamo stati inferiori a nessuno. Una domanda da fare forse più al direttore sportivo: non è facile ricostruire una squadra visto che tanti giocatori reduci da prestiti torneranno alla base? Sì, non vorrei essere nei suoi panni, perché adesso fare una squadra appunto per una categoria di Serie B non è facile, però l'anno scorso ha allestito la squadra in 2 giorni ed è stato bravissimo, quindi mi auguro che si possa ripetere anche quest'anno. E per Daversa conferma tranquilla anche per l'anno prossimo? Ma io ho un altro anno di contratto, ripeto, il mio non è solo scusate, un discorso con la famiglia Maio, che c'è un rapporto bellissimo, ripeto, una scelta di vita che ho fatto 2 anni fa, perché essendo appunto di Pescara mi sono voluto trasferire con la famiglia definitivamente qui, quindi non c'è assolutamente da pensare a contratto, a soldi, è solo una cosa di crescita che volevo fare con la società, e mi auguro di aver fatto qualche piccolo passo per questa crescita. B, bella, madura. Sì, sono 42 partite, credo, è dura perché il campionato è molto lungo, quindi le squadre ormai, sia quelle che retrocedono dalla Serie A oppure quelle che già militano in Serie B da diversi anni, quindi non è facile, però mi auguro che l'entusiasmo della vittoria del campionato ci possa far bene anche in Serie B.